Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo video, andiamo a ripescare un Bobby Fischer d'epoca, stiamo parlando del 1962, aveva appena 19 anni e si trovava di fronte ad un'impresa veramente epica, il torneo interzonale di Stoccolma, in cui si stava per decidere chi avrebbe partecipato al torneo dei candidati, di lì a poco e Fischer ha dato prova veramente della propria abilità nonostante fosse uno tra i più giovani partecipanti ebbe un successo notevole riuscendo a devastare tutta la concorrenza classificandosi al primo posto per distacco vediamo quindi questa partita contro il campione argentino Julio Bolbochan come ha dato dimostrazione di grande dimestichezza strategica sfruttando a pieno un avamposto per un cavallo che ha veramente fatto rimpiangere l'avversario. In questa partita Fischer gioca con il bianco e Bobblechan con il nero. Si inizia con E4, la mossa preferita da Fischer, best by test, C5, risponde con una difesa siciliana e si prosegue con cavallo F3, che qui mosse molto Classiche D6, D4, quindi il bianco va per una siciliana aperta che ovviamente viene accettata. C per D, cavallo per D4, cavallo F6 attacco su questo pedone che viene difeso con cavallo C6 e A6 che completa lo sviluppo classico della difesa Nydorf, quella penso la, la difesa più comune di tutte le partite di scacchi. A questo punto, però, Fischer invece di andare sul consueta al fiere 3 decide di eh, provare un'altra via che però tutt'oggi è ancora abbastanza battuta la spinta h3 eh, a volte si è vista anche a livello veramente top eh, nella top ten degli scacchi questa mossa mira ad un veloce sviluppo dei pedoni sul lato di re quindi è plausibile che il re bianco voglia arroccare lungo quindi si sì. Una probabile spinta G4 con la conseguente G5, e questo equino potrebbe dover sloggiare alquanto in fretta. Comunque, si prosegue con cavallo C6, sviluppo verso il centro G4 come previsto. Cavallo per D4, il nero cambia subito. Questi pezzi. Spesso non è una buona idea. In questo caso, qual è però lo scopo di, di Bobo Chan? Quello che dopo donna per D4 del bianco possa guadagnare un tempo di sviluppo dopo averlo perso però prima per cambiare cavalli con la spinta E5. Qui la donna si ritira, rimane parzialmente sviluppata, tarpa la via all'alfiere campo chiaro. Che comunque eventualmente potrà essere sviluppata anche su E2 senza stare a scomodare la testa coronata però soprattutto non blocca completamente eh, l'altro alfere spostandosi in D2. Quindi rimane comunque parzialmente sviluppata, cercando di dare meno fastidio alle altre proprie forze. Segue alfere 7, che se tipicamente qua spesso prima cosa si va a cercare di controllare il più possibile il buco che il nero si è lasciato nella casa D5. Difatti questa iniziativa, oltre a non aver guadagnato più di tanto da parte del nero... Eh, prevede anche che la struttura sia un po' compromessa, nel senso che questo pedone è arretrato inoltre c'è il classico buco in D5 che il bianco potrà cercare di ehm, guadagnare. Guadagnare perché per il momento il nero può ancora difenderli con l'alfiere campochiare e con il cavallo. Se però il Fischer in questo caso riesce a cambiare questi due pezzi lasciandosi il proprio cavallo potrà acquisire un avamposto formidabile questo cavallo veramente eh, brillerà di luce propria nel proseguire la partita comunque vediamo un po intanto g5 Fischer va a cercare di smontare il primo difensore di questa casa e il cavallo si ritira intanto in d7 con possibile minaccia di cattura su questo pedone g eh, Fischer per il momento non se ne preoccupa minimamente con alfiere E3 difatti se qui il nero cattura il problema è che molla alla fine della fiera quest'altro pedone e dopo il cambio per evitare l'impedonatura il bianco se lo va a pappare quindi si preferisce giocare viceversa cavallo C5 con attacco sulla donna che si risposta nuovamente a questo punto l'alfiere è uscito quindi può piazzarsi tranquillamente in D2 e già cominciare a formare questa batteria che a questo punto va a difendere con maggior forza il pedone G se prosegue con alfiere 6, anche questa è abbastanza ovvia ehm, ne deve cercare in qualche modo di tarpare le ali all'equino prima che possa giungere tranquillamente su G5 Bianca, a rocca lungo come previsto, a rocco corto quindi a rocchette erogenee. mossa d'altra parte non è che il nero avesse grandi altre soluzioni, eh, dovrà quindi aspettarsi di fronteggiare un'ondata di pedoni sui propri. Arriva F3 per difendere questo pedone, quindi liberare il cavallo dai suoi compiti di difesa. Torre C8, qui ovvio attacco a raggi al Re bianco, che si sposta prontamente con questa mossa che direi profilattica. Eh, difatti sembra una perdita di tempo, ma prima o poi può darsi che arrivi qualche attacco eh, magari guidato da questo pedone che potrebbe venire spinto a scacciare il cavallo ehm, è bene che il bianco comunque si premonisca prima che sia troppo tardi quindi aver paura è meglio che buscarne spesso si dice si prosegue però con cavallo di 7 quindi il cavallo verrà riciclato probabilmente su c4 soprattutto dopo che viene spinto questo pedone per far montare l'attacco del nero h4 va a solidificare il pedone G, ma soprattutto qui l'idea è probabilmente quella di giocare l'alfiere in H3, perché qui lo scopo è cercare di togliere di mezzo questo alfiere campo chiaro. Per il momento non è che sia un grosso problema, perché il nero può eventualmente ricatturare con il pedone F, però ciò indebolirebbe un pochino i due pedoni rimanenti davanti al re e questo potrebbe creare qualche problema di troppo forse. Di dopo B5 arriva alfiere fiere H3 come previsto e qua il nero decide di cambiare subito. In realtà eh, anche altre mosse che magari prevedevano l'arrivo del cavallo in C4 non avrebbero funzionato. Uno perché questa mossa è totalmente sconsigliabile in questo momento perché il bianco può cambiare il cavallo intanto e quindi leva uno dei possibili difensori da casa di 5. Dopodiché cavallo di 5 è ottima perché questo alfiere è inchiodata sulla torre quindi non si può dare sul cavallo e la donna minacciata torna indietro, dopodiché arriva questo cambio. E qui che succede? Perché se il nero gioca in questo modo per cercare di scalzare il cavallo, arriva cavallo per E7, dopodiché il bianco entra per primo, quindi non è che ci siano soluzioni papabili per salvare eh, la posizione. Il nero resta tra l'altro con un pedone in meno eppure questi pedoni... Doppiati, anche se decide di cambiare poi il bianco che ricattura attaccando nuovamente eh, nero si penetra ma è netto ritardo di, di guadagno di materiale se, se mi concedete questo termine ok quindi niente di tutto ciò è stato giocato ehm, qua il bianco decide di, di cambiare subito gli alfieri per evitare complicazioni pedonali come abbiamo visto segue quindi torre h3 questa torre ehm, qui Potrebbe entrare in gioco con successive spinte, altrimenti il bianco dovrà perdere qualche tempo per riciclarla in altre posizioni. Comunque, cavallo B6, come previsto, e qui, anche qui, eh, d'altra parte, questo cavallo prima o poi sarebbe dovuto venire avanti. Viene scelta questa mossa subito e che permette a Fischer di guadagnare un completo controllo di questa casa. E ora il cavallo arriva a sprombattuto e non ce n'è per nessuno. Questo cavallo veramente domina la posizione. Vedete, non può essere scalzato. il campo scuro non lo può toccare. Gli altri pezzi ovviamente hanno tutti maggior valore e insomma, sacrificarli porterebbe ad una perdita di materiale. I pedoni ovviamente non possono intralciare quella casa. Quindi si prosegue con donna di 8, cercando di difendere tutto. F4 e il bianco ora sfruttando proprio il buono posizionamento di questo cavallo, decide che è venuto il momento di cominciare ad attaccare l'arrocco corto del nero. E il nero dovrà essere preparato a fronteggiare ogni sorta di attacco improvviso da questo pezzo ben piazzato. Segue per F4. D'altra parte, eh, il nero deve cercare di alleggerire prima che tutti i pedoni arrivino addosso al proprio re, donna per F4, donna di 7. Attacca la torre, non è un grosso problema. La donna si frappone. Tra l'altro, qui chiedendo un cambio, un caso di cambio, quello che succede è che eh, addirittura il bianco guadagna un pezzo, quindi proprio non si può cambiare. Dopo questo scacco, poi prende la donna, ovviamente il cavallo. Per cui è necessario o spostare la donna o difenderla. Viene scelto di giocare la torre in c 8 questa mossa che toglie qualsiasi altra velleità al nero d'attacco, ma è evidente che qua deve trovare il modo di difendersi a tutti i costi. Sopraggiunge poi torre A3, il bianco si rende conto che il nero è completamente bloccato in difesa ehm, a causa dello strapotere strategico dei pezzi bianchi, quindi qui l'unico pezzo che può giungere in difesa è la donna, che però si deve allontanare dal teatro di battaglia sull'ala di re. Segue torre C3, a questo punto si minaccia l'ingresso, e prima viene giocata g6 cercando di scacciare la donna che però si mantiene su questa diagonale. Dopodiché, donna d7. A questo punto, il bianco potrebbe cercare di cambiare, però ciò risolverebbe un po' dei problemi del nero. In questo caso, si alleggerebbe la posizione e si prosegue quindi con donna f3 evitando il cambio. Segue ancora la minaccia possibile della torre che scende in c7. Per questo motivo, la donna prova a spostarsi in d6. Altro modo cercare di contrastare questa torre ponendone una in C8 non funziona perché dopo torre per C8 la donna deve prendere l'alfiere, quindi l'unica è riprendere con l'altra torre, arriva cavallo B6 da doppio e il bianco guadagna materiale. Per cui dopo donna F3 arriva donna E6, come detto, cercando di sottrarsi a un possibile attacco sulla settima traversa, però anche qui la donna nera è veramente nello stretto. Ed ecco che arriva comunque Torre C7 con attacco sull'alfiere e a raggi X pure sul punto sensibile. F7 qual nero difende con la torre di in E8. Non sposta l'altra per cercare di mantenere una difesa su possibili attacchi futuri su questo pedone molto sensibile. Cavallo F4 va a scacciare la donna che è costretta a porsi in E5 dopo torre D5. La morsa si stringe attorno alla donna che deve rintanarsi in difesa in H8. H8 sembra una casa infima, però l'idea è quella di spingere il pedone per poi liberare la colonna H e passare nuovamente all'aperto. Però ehm, qua Fischer incredibilmente non si preoccupa assolutamente di questo fatto e gioca la spinta a3, una mossa che sembra una perdita di tempo. In realtà vedremo che questa casa di fuga per il re è importantissima per il proseguire della partita, quindi è tutt'altro che una perdita di tempo. Arriva quindi eh, h6, in realtà eh, una mossa come per esempio al fere di 8 non avrebbe fruttato niente, il bianco si sposta, sposta semplicemente la torre, ora questo pedone è francamente perduto per cui è necessario difendere ancora quel pedone con l'alfiere, arriva appunto la spinta H6 che cerca di liberare la donna. Segue G per H6, quindi prima cosa viene fatto fuori il pedone, donna per H6, la donna comincia a mettere il capo fuori e arriva la spinta H5. Quindi eh, sembra che più che un tentativo di aprire la via alla propria donna, questo si stia rivelando per il nero un, <ride> un modo che ha il bianco per aprirgli come una scatoletta la posizione del re qui si minaccia ovviamente di catturare e la cosa potrebbe farsi alquanto preoccupante ovviamente qua eh, Bobolchan non cattura perché ah, mm, diciamo, evita di aprire la strada all'avversario con le proprie mani gioca piuttosto al 3 G5 quindi lascia un attimo in presa questo pedone ma la minaccia è di far fuori il cavallo questo però non è un problema per Fischer che prosegue proprio non curante con il proprio attacco H per G6. E di fatti non si può qua catturare con alfiere per F4 perché arriva questo scacco prima e dopo torre per, torre per e alla fine della fiera questo re rimane dietro l'attacco sull'alfiere e ora l'alfiere cade. Con il re esposto, situazione pessima per il nero che per giunta ha pure un pedone in meno. Quindi, costretto a giocare F per G6, c'è sempre questo attacco, ora sembra che il cavallo debba cadere perché è pure inchiodato sulla donna, e in realtà ciò non è, perché dopo questa apertura di linea, il bianco se ne va a approfittare e lascia tranquillamente il cavallo in presa, altro sacrificio quindi di Fischer. Ed ora si prepara a questo scacco di scoperta sul Re Nero, per esempio catturando l'Alfiere. O qualsiasi altra mossa, molto pericolosa la situazione. E qui, francamente, il Nero è talmente compromesso anche dalla presenza di questo attacco in settima traversa che non ha proprio alcuna chance. Ehm, qui, venne scelto di catturare il cavallo con la torre, dando quindi una casa in più al Re qualora servisse. Se si fosse preso di Alfiere la situazione sarebbe stata pure pessima perché si va subito a perdere la donna e poi comunque c'è Matto a seguire in ogni caso. Eh, L'altra possibilità poteva essere viceversa spostare il re da questa linea d'attacco, ma anche qui un tempo perso frutta al bianco eh, la vittoria perché arriva a Cavallo per G6, Scacco. Che comincerebbe una bellissima combinazione da parte di Fischer. L'idea è semplicemente quella di aprire questa linea d'attacco per la donna. Difatti, qui ovviamente va preso questo cavallo e arriva al secondo sacrificio. Con torre per G5, anche qua la torre va presa. Se la donna si sposta, eh, potrebbe pensare di, di parare l'ingresso su questa. Su questa colonna però comunque donna g3 e poi veramente gli attacchi sul re nero sono ingestibili. Qui ehm, non c'è niente da fare. Notare tra l'altro come mai la spinta in a3 in precedenza sia stata utilissima. A questo punto si evita possibili matti del corridoio per il bianco. Quindi in partita viene giocata torre per f4 e a questo punto il nero si deve prendere. Un, uno scacco che semplicemente viene dato con torre 5, di scoperta ovviamente, si va a minacciare matto qua, unica provare a frapporre il re, anche scappando e cercando di rientrare con l'altra torre non sarebbe servita a nulla, anche perché qua il bianco guadagna, guadagna materiale, costretto torre F8, dopodiché addirittura donna F7, torre inchiodata, insomma da qui il re nero non la racconta di sicuro. Per cui dopo ehm, torre 5 segue Re F8 cercando di difendere la torre, ma ciò non è sufficiente. Vediamo se riuscite a vedere la combinazione finale che decreta la vittoria di Fischer. Mettete pure in pausa qualche secondo. Qua semplicemente ha giocato torre per E8, scacco e il nero abbandonato. Ma cosa sarebbe seguito qui? Ovviamente forzata. Torre, re per E8 al che segue donna G8 scacco, unica a uno dei due pezzi ma qualunque pezzo frapponga il nero la situazione non è più gestibile, tipo re F, Torre F8 segue comunque lo scacco in E6 e dopo che Re si sposta c'è matto, oppure se viceversa si frappone la donna anche questa non ha possibilità perché dopo questo scacco c'è cioè la solita soluzione precedente, oppure chiaramente eh, se donna e6 c'è comunque lo scacco matto con torre c8 ok gran partitone di Fischer che nonostante la tenera età, si tenera, 19 anni oggigiorno a 19 anni sono tutti, sono, abbiamo fior fior di campioni ma a quel tempo era abbastanza più raro e insomma in questa platea di giocatori con molta più esperienza di lui in realtà Fischer svettava lo stesso e ha vinto alla grande questo torneo presentandosi come uno dei favoriti per andare a contendere il titolo di campione del mondo salvo poi essere un po' ridimensionato eh, al torneo dei candidati dove è arrivato penso solo, solo quarto o qualcosa del genere su, su otto giocatori eh, però insomma il ragazzo ha dimostrato poi <ride> di sapere giocare negli anni successivi senza dubbio Ok, quindi per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, a presto e ciao ciao!